Anche Brindisi partecipa con un sit-in nelle vicinanze della prefettura allo sciopero nazionale dei servizi ambientali. Non si fermano gli accertamenti disposti dalla procura di Brindisi sulla morte di Claudio Petrachi, lo sfortunato operaio di San Pancrazio vittima di un incidente in un cantiere. Studio dell'ASL di Brindisi su un integratore che possa supportare anche la stanchezza cronica post-Covid. Ed ancora ben trovati, come avete ascoltato dai nostri titoli, anche Brindisi partecipa con un sit-in nelle vicinanze della prefettura allo sciopero nazionale dei servizi ambientali. Anche Brindisi partecipa allo sciopero nazionale dei servizi ambientali per la richiesta del rinnovo contrattuale. I sindacati dei lavoratori brindisini si sono ritrovati, come in altre 100 piazze italiane, in presidio sotto la sede della prefettura per la consegna del documento unitario contenente le richieste ai dipendenti del settore. I lavoratori di igiene ambientale a livello nazionale e brindisino sono stanchi e vogliamo delle risposte. Se non ci saranno risposte, sicuramente nei prossimi giorni le nostre segreterie territoriali faranno tutte le azioni possibili e immaginabili per sbloccare questa situazione. Non è escluso altri giornali di sciopero, non è escluso altri tipi di amministrazione, non è escluso niente. Siamo stanchi e su questa cosa non ci possiamo fermare. Il contratto è scaduto da 27 mesi e noi rivendichiamo con forza quello che sono le tutele contrattuali. Le aziende nella fase di trattativa hanno giocato al rialzo chiedendo estrema flessibilità, cercando di abbassare al massimo il costo del lavoro. E non ci aspettavamo da parte delle aziende questo genere di risposte. La parte datoriale non ne vuole sapere niente. Noi miriamo ad un nuovo contratto che è l'unico mezzo, insomma, l'unico appunto mezzo che ci permette di tutelare sia la qualità del lavoro che insomma di tutti i cittadini. Deve essere aumentato le norme, migliorate meglio le norme sugli infortuni sul lavoro, le norme per quanto riguarda la formazione continua degli stessi lavoratori, considerato che questo è un comparto in cui gli infortuni del lavoro sono primeggia, insomma, in questa brutta classifica. Non si fermano gli accertamenti disposti dalla procura di Brindisi sulla morte di Claudio Petrachi, lo sfortunato operaio di San Pancrazio vittima di un incidente in un cantiere. Il manifesto funebre che comunica e certifica la tragedia è stato già affisso, ma i funerali di Claudio Petrachi, lo sfortunato operaio di San Pancrazio Salentino deceduto a causa delle ferite riportate nella caduta da una impalcatura nella prima mattinata di giovedì, non hanno ancora una data. La moglie, i figli, i familiari di Petrachi sono in attesa di riavere la salma dell'uomo ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria, impegnata in queste ore a ricostruire la dinamica di quello che sembrerebbe essere stato un incidente sul lavoro. Su questa ipotesi lavorano i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e della stazione di San Pancrazio Salentino, coordinati dal pubblico ministero Alfredo Manca. I punti oscuri sono ancora tanti. Comprendere l'esatta dinamica del tragico incidente, capire anche se fosse tutto in regola e cosa eventualmente no, accertare insomma cosa sia davvero successo intorno alle 9 di mattina all'interno del cortile dell'appartamento in via di ristrutturazione in via Fontana 8, dove in quel momento insieme a Petrachi c'era solo il proprietario dell'immobile rimasto ferito nel crollo dell'impalcatura. Ed ancora cronaca con un uomo ritrovato cadavere in spiaggia. Era scomparso lo scorso giovedì il 47enne impiegato di Banca di Bari e ritrovato senza vita nella mattinata di domenica presso la spiaggia di Lido Granchio Rosso, litoranea a nord di Brindisi. Sono stati gli stessi familiari dell'uomo che ne avevano denunciato la scomparsa a identificarne la salma trasportata dal mare per giorni. La scoperta era stata fatta nella mattinata di domenica da un uomo che passeggiava in spiaggia. Da lì l'intervento dei poliziotti della questura, sezione volanti e scientifica della Capitaneria di Porto e del 118 sono stati gli agenti a collegare il macabro ritrovamento con la scomparsa del 47enne. Nei giorni scorsi le forze dell'ordine avevano rinvenuto alcuni effetti personali dell'uomo sulla spiaggia di Torre a Mare a sud di Bari. L'auto del bancario si trovava invece in zona Grotta Regina, un mistero solo parzialmente risolto con il ritrovamento della salma, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo ora argomento, vi parliamo di uno studio dell'ASL di Brindisi su un integratore che possa supportare la stanchezza cronica post-Covid.
Un integratore alimentare a base di coenzima Q10 e acido alfa-lipoico, efficace nell'alleviare i sintomi della stanchezza cronica post-Covid. Sono infatti incoraggianti i primi risultati di uno studio che nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato, tra l'ASL di Brindisi e un'azienda farmaceutica di Taranto Officina Speciale. Il protocollo è stato validato dal comitato etico e lo studio ha coinvolto 142 pazienti che hanno assunto questo integratore e sono stati messi a confronto con un gruppo di controllo composto da 94 soggetti. Cerchiamo di dare energia alle cellule, di far stare meglio i nostri pazienti. Sembra che la cosa funzioni, è partito tutto con un protocollo validato dal comitato etico. Abbiamo raccolto i primi dati, stiamo finendo la validazione dei dati che sarà poi sottoposta alla validazione della comunità scientifica attraverso un lavoro che sarà inviato in pubblicazione. Non appena avremo conto di questa validazione ve lo faremo sapere, però i dati in nostro possesso sembrano molto incoraggianti. Un prodotto che abbiamo formulato e prodotto in collaborazione con il reparto di medicina interna di Brindisi per la valutazione e soprattutto per il miglioramento del sindrome di stanchezza cronica post-Covid. Abbiamo iniziato a vedere un pochettino i dati preliminari che sono stati raccolti sui pazienti che hanno seguito questo protocollo e abbiamo valutato insieme all'equipe medica il miglioramento che si sta ottenendo con questo tipo di prodotto. Ed è stata inaugurata a Francavilla Fontana una rotatoria adottata dalla locale sezione dell'Avis. Inaugurata ufficialmente a Francavilla Fontana la rotatoria di Viale Madonna delle Grazie nei pressi dell'ospedale Dario Camberlingo. Una goccia di sangue può salvare una vita, è il messaggio lanciato attraverso questo rondò dai volontari, soci del direttivo dell'Avis, che ha adottato sul consenso dell'amministrazione comunale questo luogo simbolo della città. La scelta del rotatorio in fondo al Viale Madonna delle Grazie è giustificata dal fatto che viene considerata dall'Avis, come si legge nelle richieste inviate a suo tempo al Comune, un luogo simbolo molto importante per l'associazione, stante la vicinanza all'ospedale Camberlingo. Presenta la breve ma intensa cerimonia Don Andrea Santoro della parrocchia del Carmine. Per l'Avis l'avvocatessa Simona Di Rella, presidente, che ad aprile di quest'anno ha preso il posto del professore Gerardo Trisolino, il sindaco Antonino De Nuzzo e Maria Pastoro vice sindaco, oltre a diverse altre rappresentanze. Non è la prima volta che l'Avis di Francavilla decide di lasciare un segno tangibile e visibile del proprio impegno sociale nella città degli imperiali. Il 12 giugno 2010 venne inaugurato il monumento alle donatrici e donatori di sangue, posto nel recinto interno dell'ospedale. La presidente Di Rella ha sottolineato il significato delle tre gocce di sangue, ma anche della circonferenza, simbolo della collaborazione tra le diverse realtà del territorio. Nel 2020 l'Avis di Francavilla ha raccolto circa 900 sacchi di sangue ed emocomponenti. Donare può salvare una vita. Ed ora ascoltiamo le notizie flash che riguardano il territorio brindisino. Un 43enne di origini georgiane, residente da anni in provincia di Bari, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Monopoli con l'accusa di furto aggravato. I militari, a seguito di diversi furti perpetrati in alcuni supermercati di Monopoli, Polignano a Mare, Conversano e Castellana Grotte, si sono attivati con numerosi posti di controllo. Sulla statale 16 gli uomini in divisa hanno intimato l'alte per un normale controllo ad un'autovettura proveniente da Fasano e condotta dal 43enne. All'interno del veicolo, sui sedili posteriori, i carabinieri hanno notato numerose derrate alimentari. Quanto asportato è stato riconsegnato ai titolari dei negozi e il 43enne è stato arrestato. Stop al volantinaggio selvaggio a Francavilla Fontana. La decisione arriva direttamente dalla stessa cittadina che lo scorso 4 novembre ha approvato il regolamento proposto dall'amministrazione comunale che disciplina la pubblicità porta a porta. Con l'entrata in vigore del provvedimento saranno vietati il lancio dei volantini, il deposito sui parabrezzi dei veicoli, l'abbandono lungo le strade, il deposito al di fuori delle cassette postali, sotto le porte, negli usci e negli androni delle abitazioni private, l'affissione su pali della pubblica illuminazione ma anche della stessa segnaletica stradale. I volantini abbandonati rappresentano un problema per il decoro urbano, ma anche un ostacolo al deflusso dell'acqua piovana, ha spiegato il sindaco Antonello De Nuzzo.
La Giunta Comunale di San Michele Salentino ha dato disposizione all'ufficio tecnico comunale di individuare nuovi luoghi di sepoltura all'interno del cimitero comunale per colmarne la carenza e rispondere ad un'esigenza manifestata da tempo dai cittadini. L'ufficio tecnico dovrà effettuare uno studio di ridistribuzione degli spazi interni del cimitero comunale attraverso la predisposizione di un progetto finalizzato a modificare il piano cimiteriale esistente. I mercatini di Natale a Brindisi non si svolgeranno solo in Piazza Vittoria, casette in legno anche in Corso Umberto e nell'ex scuole Pie, dove verrà allestito il villaggio di Babbo Natale. Quest'anno il mercatino di Natale a Brindisi si fa in tre. Una parte, come da tradizione, in Piazza Vittoria, un'altra in Corso Umberto e una terza, e questa è la vera novità, nelle ex scuole Pie, dove verrà realizzato il villaggio di Babbo Natale. La Giunta Comunale ha deliberato un atto di indirizzo con cui stabilisce i criteri per la realizzazione dei mercatini da affidare a un unico organizzatore che dovrà essere individuato nei prossimi giorni e che si possa occupare anche della allestimento delle strutture, delle decorazioni nella piazza e nelle vie, degli allacci alla luce elettrica e dell'organizzazione degli eventi. Sono previste 20 postazioni in Corso Umberto e altrettante in Piazza Vittoria, volume massimo 3 metri per 3. Altre 10 postazioni verranno realizzate nel complesso Scuole Pie per il villaggio di Babbo Natale, 50 rivendite in tutto. I mercatini saranno aperti dal 4 dicembre al 6 gennaio con una bilanciata presenza tra merci, oggetti artigianali per le festività natalizie come presepi, giocattoli e oggettistica da regalo e alimenti. Per questi ultimi saranno ammessi solo prodotti enogastronomici che abbiano un'attinenza con il periodo come dolci, panettoni, prodotti tipici da forno, vini, liquori artigianali, conserve, confetture, miele derivati, salumi e formaggi e castagne, mentre saranno vietati food truck, vendite di bibite, preparazione e vendita di panini. Ogni postazione non potrà essere ceduta agli operatori a un prezzo superiore ai 60 euro al giorno, esclusa e compresa la TOSAP, per un totale per l'intero periodo non superiore ai 2.040 euro ciascuno. Il Comune di Brindisi individuerà il soggetto organizzatore attraverso una procedura di evidenza pubblica che sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Termina qui il TG dedicato a Brindisi e alla sua provincia. Brevissima pausa pubblicitaria, poi focalizziamo la nostra attenzione su Lecce e sulla sua provincia.